Ciao ragazze e benvenute nel mio canale. Oggi ho deciso di farvi vedere alcuni prodotti che sto usando ultimamente e con cui mi sono trovata bene. E così magari, ecco, quando andate a fare la spesa, magari non spendete soldini inutilmente, insomma, ecco. E sono prodotti per la pelle e uno per i capelli. E iniziamo subito. Allora, io sto usando dell'acqua alle rose, questo gel detergente purificante. Ve lo faccio vedere. E perché prima usavo il latte detergente. Poi ho visto questo prodotto al supermercato e ho voluto provarlo. Faccio molto più veloce al mattino quando vado di fretta oppure alla sera quando non ho tanta voglia di star lì, diciamo, a perdere tempo. Va bene, usato sia così, diciamo, normalmente per lavare il viso, ma anche se siete truccate è ottimo. Lo usate tranquillamente come un sapone normale per il viso, vi bagnate il viso, ne tirate giù un pochino e fa la schiuma come un sapone normale, però io mi sto trovando veramente bene perché è molto molto delicato, io ho la pelle secca e molto delicata e con questo prodotto invece non sto avendo nessun tipo di problema. E con estratti di rose nobili e senza alcol. Anche sugli occhi non ho avuto nessun tipo di reazione, veramente un prodotto buono e sinceramente mi sento di consigliarvelo. Ve lo faccio rivedere, eccolo qua, e ne basta veramente poco, ragazze. Sempre della stessa marca, ho provato anche la crema occhi. Il packaging è veramente carino. È così, piccolo piccolo. Lo faccio vedere. Non so. Ok. E questo qui è un prodotto che va bene, sia come antirughe, antiborse e antiocchiaie. Anche questo è delicato, è leggero e mi lascia la pelle del contorno occhi veramente, veramente bella, insomma. L'ho quasi finito, anzi, l'ho finito completamente e anche questo è un prodotto che ricompro sicuramente perché ne vale la pena. Ecco qua. Poi, per quanto riguarda invece la crema giorno, sto usando adesso della Garnier, questa qui, con la confezione rossa. Ve la faccio vedere bene. Eccola qui. Non so se mette a fuoco. Comunque è Skin Active, crema giorno. E questa qui ha un profumo molto buono, anche questa direi che è arrivata alla fine, è leggera, si assorbe subito e io la uso tranquillamente anche come base trucco e devo dire che anche per questa il mio giudizio è assolutamente positivo. Invece devo dire, ecco, un prodotto che non mi è piaciuto, vi dico la sincera verità, è questo prodotto qui della Sien e la crema notte. Ci sono rimasta male perché per quanto riguarda la crema giorno nulla da ridire, ma per la crema notte questa qui Q10 non mi è piaciuta. La trovo molto 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 pesante, troppo. E la sto usando perché l'ho comprata, però non la ricomprerei sinceramente. È l'unica crema che mi fa uscire i brufoletti. Come metto questa, anche se ne metto pochina,
mi escono i brufoletti e poi proprio da fa cioè, mi dà fastidio sulla pelle, la sento proprio pesante, quindi per me è bocciata. Mi dispiace, ma dico il mio punto di vista. Per ultimo, ecco un prodotto per capelli. Questo sì, questo veramente devo dire che mi è piaciuto un sacco. Infatti, ve lo faccio vedere. E questo qui, guardate, è rimasto veramente poco. È della marca Pantene. In pratica è un olio secco con vitamina D. Rigenera e protegge. Nutre e protegge i capelli danneggiati. Allora, ragazze, io ho i capelli secchi, super secchi. Non chiedetemi perché, non ve lo so dire. Comunque, con questo prodotto lo potete usare. Io lo uso anche con i capelli bagnati, dico la verità. In realtà si userebbe più che altro con i capelli asciutti. Ne basta pochissimo, poco, poco, poco. Al massimo tipo zac zac due, perché sennò poi sembra che avete i capelli, cioè se ne mettete se lo mettete in modo esagerato poi sembra che avete i capelli unti, invece con due andate tranquille. Allora, a parte che il profumo è buono, nel senso non dà fastidio né niente. E poi vi lascio i capelli di una morbidezza, ma di una morbidezza, ragazze, che veramente ve lo consiglio. È molto buono. Il prezzo non me lo ricordo perché l'ho comprato un po' di tempo fa e sinceramente sono contenta. Pantene Pro V. Ottimo. Io lo uso anche dopo che mi lavo i capelli. Anche se sono bagnati, due zac zac, me lo passo un pochino su, dopo li pettino, districa anche in modo fantastico, nel senso che a volte magari quando mi si fa qualche nodino, lo metto su e mi aiuta tantissimo, insomma. Quindi assolutamente promosso. Ok, ragazze, allora, questa è stata la mia prima review. Spero, insomma, che questo video vi possa essere d'aiuto, che sia stato interessante. Se magari vi trovate a fare spesa nei supermercati e vi cade l'occhio su questi prodotti, almeno avete un'idea di quello che potete aspettarvi, secondo il mio punto di vista, ovviamente. Penso che farò altri video riguardanti questo argomento di review e recensioni, così almeno possiamo anche, insomma, scambiarci le nostre opinioni. Se voi le avete già provate, ditemi anche voi sotto nei commenti cosa ne pensate. E se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like di incoraggiamento e iscrivetevi al canale per aiutarmi a crescere, insomma. Grazie e un bacione. Ciao!